Sussulto di orgoglio ieri sera di un nutrito gruppo di cittadini favaresi che ha manifestato in piazza Cavour contro gli abusi della classe politica locale. L'opprimente pressione fiscale, con l'aumento indiscriminato dei tributi locali e i continui disservizi, sono stati i motivi che hanno indotto i cittadini a scendere in strada. Non si può assolutamente parlare di flop, perché quello che è successo ieri sera in piazza Cavour è un fatto che potremmo definire storico per Favara. Una città purtroppo legata spesso all'omertà, alla paura di ripicche di varia natura operate contro i presenti. Mai si era verificato che muti contribuenti, bravi comunque a lamentarsi privatamente, si radunassero pubblicamente per dire basta al sistema che al comune di Favara ha prodotto oltre 11 milioni e mezzo di euro di debiti. Passivi che devono essere colmati, purtroppo, dai cittadini favaresi a causa del voto positivo del Consiglio Comunale alla proposta dell'amministrazione sul piano di riequilibrio finanziario. Lumini accesi in segno di lutto sono stati depositati davanti al portone di ingresso del municipio di Piazza Cavour, luogo del raduno. C'erano liberi professionisti, casalinghe e pensionati, a dimostrazione che il malessere della città e soprattutto questo modo di amministrare la cosa pubblica colpisce tutte le categorie sociali, nessuna esclusa. State lanciando un messaggio che deve essere recepito da chi? E chi lo recepisce? Cosa dovrebbe fare? Ma dai tanti Giuda da decenni, i Giuda che ci hanno ingannato, quelli che, diceva, che ci chiamano e dice vieni a votare, metti la croce. La croce alla fine loro le hanno fatto stare bene e noi portiamo la loro croce che è diventata pesante. Per questo a Favara siamo pieni di artrosi, scoliosi, perché portiamo una croce molto pesante. Siamo diventati sudditi di nessuno e il popolo di Favara non lo capisce. Queste persone le abbiamo votate noi e noi abbiamo diritto a mandarle fuori. E se non lo fanno? E se non lo fanno, che ci possiamo fare? Siamo sudditi. Durante la manifestazione pacifica, davanti all'ingresso di uno dei locali adiacenti al Palazzo Municipale, con coppola in testa, si è presentato anche il sindaco di Favara. La sua presenza in questo contesto è stata ritenuta dai presenti fuori luogo. È stata registrata come una sorta di sfida lanciata ai manifestanti proprio da chi ha deciso di tassarli per i prossimi 10 anni. Provocazione che non è stata assolutamente gradita dai cittadini che gli hanno tributato una buona dose di insulti. Io, a mio modestissimo parere, probabilmente ho avuto la responsabilità di capire che siamo in un momento quasi di non ritorno. Questo da un punto di vista, dal punto di vista come il cittadino vede questi atti deliberativi. Da un altro punto di vista, che è quello della buona amministrazione, ovvero dell'amministrazione secondo i criteri del buon padre di famiglia. I criteri del buon padre di famiglia non sono criteri che sono elencati nei vari articoli delle legislazioni che regolano l'ordinamento degli enti locali. Però è evidente che se in questo comune non si riesce a far pagare allorquando la tariffa da pagare è minima, come si può pensare di riuscire a far pagare quando la tariffa viene quintuplicata? Io sono convinto che la cittadinanza deve prendere sempre più coscienza e deve fare sentire di più la sua voce, specialmente in questo momento di crisi, che invece di trovare delle soluzioni, ho l'impressione che si affossa sempre di più la situazione. Però ci vuole una presa di coscienza corale, e specialmente in questo momento che già si comincia a pensare al futuro. Se si vuole costruire un futuro, bisogna cominciarlo a pensare, a progettarlo e a vedere dove si vuole arrivare.
è una vergogna veramente, perché io ho una certa età ora e non ricordo male di avere un'amministrazione, un comune così inefficiente che ha portato il paese alla rovina. Non è solo colpa degli amministratori attuali, ma è anche colpa delle passate amministrazioni che ne sono altamente invischiate. Signor Sindaco, vada a guardare le persone come sono disperate. Quando lui è arrivato? Sì, e lui mi ha detto: a come sei disperata che ti compri le patatine. Perché avevi un pacco, sì, di patatine? Sì, le patatine per mia nipote. Gli ho risposto, dico: ma neanche un pacco di patatine mi posso comprare, non lo so, disperata non sono. Dico: voi fate miliardari e noi con i nostri sacrifici paghiamo le tasse. E lui ha detto: se io sono miliardario, a quest'ora sarei alle Hawaii. Perché non ne possiamo più. Con una misera pensione, come si fa? E la luce si deve pagare, il gas si deve pagare, tutto si deve pagare. E aumentano, perché non si diminuiscono loro lo stipendio, perché già sono stipendiati loro. Perciò è inutile che prendono soldi dal comune se il comune non ce l'ha. La gente è esasperata, non riesce più a mettere la pentola sul fuoco. Diversi hanno difficoltà a sfamare i propri figli, i propri nipoti e a pagarsi le medicine. Però ci hanno tolto la dignità di vivere, la dignità di sorridere e la dignità di dormire alla notte. Io sono vedova, ho 480 euro al mese, ora lei mi deve dire che cosa devo fare. Io farei venire a quelli di roba di Milano a casa mia 3 mesi, gli do questa pensione e gli dico: sfruttatela tu, devi mangiare, devi pagare la luce, la spazzatura, l'acqua, la medicina. Io prendo 100 euro al mese di medicina, come devo fare? Mi devo obbligare, me li danno i miei figli per pagare l'IMU. Io da oggi poi non pago per niente! Gli anziani, molti paesi, pagano il 30% meno. E questo il sindaco di Favara non lo tiene in considerazione, assolutamente, addirittura ha triplicato la tassa che era già alta. Le tasse li dovrebbero pagare chi ha i soldi, quei poveracci che non hanno soldi per pagare. Ma come fanno a pagare? Devono essere assistiti, no? Logorati. Far pagare a chi ha i soldi e non tanto, e non sprecare le soldi, cercare di essere... Altre due parole voglio dire. Ogni anno si fa una festa per la legalità. Ma qual è la legalità a Favara? È una truffa, è un imbroglio che ci fanno. La legalità si pratica alla luce del giorno, con chiarezza, con la massima trasparenza. Questa cosa non c'è. Chi è in politica o chi pensa di mettersi in politica in un prossimo futuro non deve essere colui il quale si serve degli altri, ma deve essere a servizio degli altri. Non deve essere servo, ma a servizio. Politica significa dare agli altri, occuparsi di risolvere i problemi della città, dei cittadini. Qui i problemi si accavallano perché il pensionato ha una misera pensione, le tasse sono enormi, esagerate, le medicine le devono comprare, le bollette dell'acqua arrivano. Come cambia un pensionato con 500 euro al mese? Speriamo di sollevare le coscienze, perché oggi mi è dispiaciuto che molti giovani non sono venuti, e questo mi è dispiaciuto tantissimo, perché se è vero che siamo il futuro dobbiamo iniziare da oggi. L'innalzamento delle tasse per 10 anni, voluto da Manganella e dalla sua giunta, votato da 9 consiglieri comunali e permesso dagli altri 8 della fantomatica opposizione, non va giù a molti. C'è da chiedersi allora: i rappresentanti del popolo eletti 4 anni fa stanno davvero rappresentando la volontà dei cittadini favaresi? E purtroppo l'amara verità per molti degli assenti verrà fuori probabilmente a fine anno, quando si dovranno saldare gli F24 per pagare le tasse comunali aumentate a dismisura. Per altri verranno fuori man mano, quando giungeranno richieste di rimborso per canoni. In molti dichiarano già che non pagheranno.
Ciò porterà, come già previsto dai revisori dei conti, a non far quadrare il bilancio comunale consuntivo 2015. Intanto non si potrà dimostrare a Roma che i cittadini pagheranno anche con l'avvenuto aumento delle tasse. Successivamente si andrà alla procedura di dissesto finanziario, ma intanto già a maggio 2016 si sarà votato per il rinnovo del Consiglio Comunale e del nuovo sindaco. In molti ieri hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino. Allora io voglio dire al signor sindaco, alla giunta, ai consiglieri, se avete un po' di coscienza per il bene del paese, dimettetevi, perché altrimenti già siamo in coma. E signor sindaco, mi raccomando, pensa al bene comune, non soltanto ai beni, per i beni propri. Probabilmente, persa la fiducia di molti dei suoi elettori, al sindaco non resterebbe altro che assecondare le richieste di chi lo ha eletto, a seguire a ruota assessori e consiglieri comunali.